Grandello è uno dei maggiori rappresentanti dell'intellettualismo europeo del primo Novecento. La sua opera viene considerata come un incrocio delle strutture del genere narrativo e del dramma vero e proprio. Non è un caso che Pirandello inizi a scrivere novelle e i suoi primi drammi sono un rifacimento di alcune di esse. Non sempre però è facile differenziare questi due momenti nell'espressione dell'arte pirandelliana, tanto si fondono nella sua opera letteraria. Quali sono, secondo te, i tratti tematici più evidenziati nell'opera di Pirandello? A me sembra che fin dall'inizio della sua produzione letteraria traspare in Pirandello un atteggiamento di amarezza e di disperazione, il tutto ammantato da un tetro umorismo che ci offre però analiticamente il distacco dagli affetti che si svolgono sulla scena. La varietà dei temi della novellistica pirandelliana converge spesso nelle angosce del vivere quotidiano, tra le assillanti convenzioni sociali e le esigenze primarie dell'uomo. Ora mi chiedevo, l'uomo forse è per questo concepito come creatura eternamente solitaria e chiusa nel proprio io da Pirandello? Ecco, tu che ne pensi? È vero, fino a un certo punto però. Bisogna superare il luogo comune che fa di Pirandello un nichilista senza scampo. Dobbiamo considerare che anche nei tratti più negativi della sua opera, oppure in quelli dove più è classica la situazione pirandelliana di un soggetto che si perde e più non si ritrova nel gioco dell'esistenza, emerge comunque la verità dell'arte, la vitalità della finzione. La finzione in Pirandello si basa su una contrapposizione di realtà e illusione ricavata, diciamo, attraverso la dialettica o la confusione di essere e parere. Non credi che da qui si genera una sorta di meccanica dell'astratto che prevale sul sentimento umano? E da ciò forse deriva anche l'accusa di cerebralismo, più volte espressa da molta critica nei riguardi di Pirandello. In effetti, la contrapposizione realtà e illusione, più che esplicitarsi in una dialettica, si inscena come un doppio fantasma che ritorna. Da qui il concetto di teatro dello specchio espresso da Pirandello in una vecchia intervista. L'uomo vive, la vita scorre, tutto va per il meglio, fino a che il soggetto non si coglie in un riflesso dello specchio. Qui rimane folgorato, non si riconosce più, vede un altro da sé. Scoperto l'inganno, non può più vivere. È angosciato e si svuota del proprio io. Il recupero di sé come realtà, e qui scatta Pirandello, non può più prescindere dalla sua immagine superficie dello specchio. L'uomo accetta l'apparenza, se ne fa una maschera e si aggrappa a questa maschera. L'uso della maschera, ossia la finzione, è lo spazio dell'apparenza. È sì un'illusione, ma funziona più che la realtà di prima. La finzione spazio dell'apparenza è il giardino segreto di Pirandello. Da qui la magia della sua scrittura. E a partire da questa magia che ci tenta forse la possibilità di filmare un suo racconto. Certo. Don Angelino, entrato di furia nella cameretta, si era subito arrestato e poi era venuto avanti in punta di piedi. Ora, da una decina di minuti, stava a contemplare il dormiente, in silenzio, ma con un'angoscia che di punto in punto, esasperandosi, gli si cangiava in rabbia. Apriva e serrava le mani fino ad affondarsi le unghie nella carne. Avrebbe voluto gridare per svegliarlo. Ho deciso, Don Pietro, mi spoglio. Ma si sforzava di trattenere perfino il respiro, per paura che, svegliandosi, quel santo vecchio se lo trovasse davanti all'improvviso, con quell'angoscia rabbiosa che certo doveva trasparirgli dagli occhi e da tutto il viso disgustato.
deciso, Don Pietro, mi spoglio. Tutte queste tue, diciamo, sottigliezze, Angelino, mi sconsolano. Con gli studi si sa, la fede se ne va. Il giorno avanti, per più di 4 ore, andando su e giù per quella cameretta, aveva discusso accanitamente con Don Pietro sulla sua risoluzione d'abbandonare il sacerdozio. Don Pietro, non volete capirmi? Io non ho perduto la fede. Anzi, gli studi, la meditazione, me ne hanno rivelato un'altra. Ho appreso un'altra fede. Una fede più libera, viva. Mi sono sinceramente convinto. Non posso più sopportare i dogmi, i vincoli, le mortificazioni. Vanità, vanità, vanità. La discussione si era fatta, da parte sua soltanto, sempre più violenta. Non tanto per le risposte che gli aveva dato Don Pietro, quanto per un dispetto man mano crescente contro se stesso. Per il bisogno che aveva sentito, invincibile e assurdo, d'andarsi a confidare con quel santo vecchio, già suo primo precettore e poi confessore per tanti anni, pur riconoscendolo incapace di intendere i suoi tormenti, la sua angoscia, la sua disperazione. Un'altra fede, ma quale se non ce n'è che una? Più viva e libera, ecco appunto, e qui la vanità, la pura vanità. Te ne accorgerai bene quando, caduto questo tuo impeto giovanile, spendo il tuo fervore diabolico, intepidito il sangue nelle vene, non avrai più quel fuoco negli occhietti arditi, quei capelli canuti o calvo, non sarai più così bellino e fiero. Sei un buon ragazzo, Angelino. Sicuramente non mi farai questo scandalo. Pensa anche a quella povera tua madre, che si è tanto sacrificata per te. Angelino! Angelino! Ma proprio per te sono giunta a questa decisione, per non ingannarti più. Vedermi venerato da te come un piccolo santo mi dà troppo strazio. Dormi. Ah, tu, Angelino, che c'è? Zio Croce è giù in sacrestia. Ho
Vuoi farmi una grazia, figliolo mio? È arrivata dalla campagna una povera vecchia che chiede di me. Vedi che mi reggo appena i piedi. Vorresti andare in vece mia e giù nella sacrestia? Sono zia Croce. Come dite, non vi sento. Vi chiamate zia Croce? Sì, zia Croce. Don Pietro lo sa. È per una messa. È poca roba, ma San Calogero, il santo di tutte le grazie, capirà e si placherà. Zia Croce. Era la zia Croce. Don Pietro la conosceva bene. La zia Croce Scoma, che il marito le era morto tant'anni fa nel fiume di Naro, annegato. Veniva a piedi con quella bisaccia sulle spalle dalle pianure del Cannatello, più di 7 miglia di cammino, e con quell'offerta di 2 galletti e di quella bisaccia di mandorle e di noci, e con 3 lire della messa doveva placare, Don Pietro lo sapeva, San Calogero, il santo di tutte le grazie. Sapete, mi ha fatto guarire un figlio da una malattia mortale. Appena guarito, questo figlio se n'è andato in America. Mi ha promesso che mi avrebbe scritto e che mi avrebbe mandato del denaro ogni mese per mantenermi. Invece sono passati 16 mesi e non ho più saputo nulla. Non so neanche se è vivo o se è morto. Se almeno sapessi che è vivo e sta bene, pazienza, anche se non si ricorda di me e non mi manda niente. Invece neanche un rigo di lettera. Capite perché sono preoccupata? In campagna mi hanno detto che tutto questo dipende perché quando è guarito mio figlio io non ho adempiuto al voto. E capisco, forse sarà così. Ma io il voto non l'ho potuto fare perché Don Pietro lo sa. Io mi sono spogliata di tutto per questa malattia di mio figlio. Poi se n'è andato via. E io, vecchia come sono, senza l'aiuto di nessuno, come potevo fare ad adempiere al voto, mettere insieme tutta questa roba e il denaro per la messa se non guadagno tanto da vivere per non morire di fame? Sì, capisco, capisco. Ci sono voluti 16 mesi. E con quale stenti, Dio solo lo sa. Ecco, ma ora ecco qua le 2 galline, le noci, le mandorle e le 3 lire. E San Calogero misericordioso si placherà. E presto mi arriverà dall'America la notizia che mio figlio è vivo e sta bene. Riprendete codesta bisaccia e andatevene. Ma che dice? Ve ne potete andare, ve lo dico io. San Calogero non ha bisogno né di galletti né di fichi secchi. Se vostro figlio è da scrivervi, state sicura che vi scriverà. In quanto alla messa, vi dico e vi ripeto che Don Pietro è malato. Andatevene, andatevene. Ma non ha capito che questo è un voto. Un voto. Sentite, zia Croce, riportatevi a casa questa roba. In quanto alla messa ve la posso dire io, magari, invece di Don Pietro. Ma a patto che vi teniate le 3 lire e tutto il resto. Ma come? Ma che dite? Ma allora che voto è? Se non do quello che ho promesso, che vale?
Mi scusi, ma chi è lei? Ma non è forse un sacerdote? E allora perché mi tratta così? O forse non do a San Calogero miracoloso quello che ho promesso con tutto il cuore? Oddio, Dio, forse perché ho parlato di quanto ho penato a raccoglierlo, questo denaro. Scusate, zia Croce, non ho pensato ciò che sospettate. Lasciate tutto qui, sì, anche le 3 lire. Intanto andate, andate, in chiesa. Vi dico subito la messa. Giacomo, preparate per la funzione. So cosa stai pensando. Troverai modo di ridare alla vecchia dopo la messa le 3 lire, i galetti e quell'altra offerta della bisaccia. Ma ecco, per la tua carità, perché abbia un valore che possa renderla accettabile alla povera vecchia, non richiede qualcosa che tu non senti più d'avere in te? Che carità sarebbe il prezzo di una messa per tutti gli stenti e i sacrifici fatti da quella vecchia per adempiere i voti? Non saprai celebrare una messa? Con più sincero e acceso fervore. Sarebbe una finzione indegna, un'elemosina di 3 lire. Hai detto qualcosa? No. Ma ti conviene così, senza fede, salire all'altare? Immaginata bella e radiosa come un sole finora la fede. Eccola lì, nella miseria di quel dolore, di quella paura inginocchiata. Questa è la fede. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. Introibe ad altare Dei, te Deum qui letifica io in tutte me. Miserato vestri omnipotens Deo e dimissis peccatis vestris perducat, fos ad vitem eterna. Amen. Indulgentia absolutiam et remissione peccatorum nostrorum tributa nobis omnipotens et misericors donimus. Amen. Oremus.
Os justi meditabibur sapientiam et lingua eius locetur judicium, les dei eius in corde ipsius, noli emulari maliantibus neque zelaveris pacentes iniquitatem. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti. Os iustis meditatibur sapientia et lingua Iesus locetur judicium, les dei eius in corde ipsius. Dominus vol dispo. Et in spirito tuo. Oremus. Deus, qui nos beati calogeri confessoris ti annia solennitate letificas, concede propitius et equius natalitia scolimus etiam actionis mitemur, per Domino nostro Iesus Christus. Facite Bobbi saculos qui novet erascum tesaurum non deficiente in celis quo fur non appropriat, neque tinea corrumpit, ubi enim tesaurum vest est itvi et cor vestrum erit. Dominus vobiscum. Luigi Pirandello è nato nel 1867 ad Agrigento, compie gli studi tra Palermo, Roma e Bonn, dove si laurea in lettere con una tesi sul dialetto agrigentino. Nel 1892 rientra a Roma, dove si inserisce ben presto nell'ambiente letterario della città, pubblicando suoi scritti su diverse riviste. Dopo una serie di racconti e di novelle, inizia un'intensa attività nel campo teatrale tra il 1910 e il 1930, pubblicando i primi lavori di carattere regionale, come Pensasi Giacomini e Liolà, e in seguito drammi che spaziano in un ambiente molto più ampio, come Sei personaggi in cerca d'autore, Questa sera si recita a soggetto, e Vestirò gli ignudi. Tutti questi lavori di Pirandello vengono rappresentati in Italia e in vari paesi europei, ottenendo grande successo, e nel 1934, due anni prima della morte, a Pirandello viene conferito il premio Nobel per la letteratura.